Ciao ragazze, nuovo video outfit e questo è l'outfit di oggi che è mercoledì. E questo outfit mi piace abbastanza, a parte che sono un po' spennacchiata perché non è che mi sono usciti molto bene i capelli oggi, molto molto sbarazzini, che contrastano la serietà di questo outfit, che poi non è proprio serissimo, però l'idea è quella di un outfit serio, come anche ieri tra l'altro, che non mi ricordo cosa indossavo, però ah sì, la tuta tailleur che non era per niente seria, però dava questo senso finto serio. Quindi ho fatto questi capelli mossi, ma sono usciti un po' male. Ho messo gli occhiali, questi qua riposanti di mio papà, che mi sto litigando, cioè li sto litigando con mia sorella per contenderli, ma sono di entrambe, cioè li usiamo un po'. Io gli ho detto li metto su per fare qualche foto figa, perché magari mi esce proprio la faccia brutta in alcune foto, quindi che mi sono fatta fare da lei. E ho fatto un make-up sui toni appunto del grigio che richiama lo stivaletto, niente di eccezionale, quindi non so qua neanche a farvelo vedere. L'eyeliner marrone e sotto un po' di marrone nella matita, perché volevo comunque un make-up abbastanza intenso. Il rossetto è quello di Kiko, il solito rossetto, quello della linea. Sto accarezzando i cani, non è che sono impazzita. Quello della linea, vedete? Li vedete qua. Ciao Romini! Su, 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 su. Adesso vi porto su di sopra che devo andare al lavoro, giusto? Eccoli qua. Cioè, come fate senza i miei Romini? Io non lo so. Non potrei esistere senza i miei Romini. Brutti. Allora, quindi il rossetto è questo qui. E poi, vabbè, acquasapone come al solito. Capelli veramente disagiati a vederli così, sono proprio tutti spettinati. Comunque va bene lo stesso. Adesso magari no, non ho tempo di sistemarli, li terrò così belli, così tipo tutti così, un po' effetto finto spettinato che poi realmente è spettinato. Comunque vabbè. Orecchini, ho messo questi qua di Pull & Bear che avevo trovato in saldo a 1,99 euro con i saldi, e che poi la volta dopo non erano più in saldo, quindi top. E poi indosso questo, l'avete già visto, perché io temo di avervi fatto già un outfit con questo vestito giacca. Io lo utilizzo proprio come vestito, ha tutti i bottoni doppio petto, e la cosa particolare è che appunto fa sia da giacca che da vestito. Io per adesso l'ho utilizzato solo come vestito, però si potrebbe utilizzare anche come giacca, però lo trovo un tantino, cioè lo trovo più simpatico usato come abito. Ha queste due aperture sulla spalla che lo rendono un pochino più vivace e è molto scollato, infatti sotto ho tenuto appunto questo top, questo crop top nero che ho tirato fuori stamattina dalla lavatrice, potevate capire, meno male che non l'ho fatta partire perché l'ho messo, ero in ritardo, ma proprio in ritardo vero, tipo che mancavano 2 minuti e dovevo uscire, dovevo ancora truccarmi, no comment, e allora sono andata a recuperarlo nella lavatrice, una schifezza, e l'ho rimesso, che io normalmente non amo indossare le cose 2 volte, però vabbè, per forza di cose ho dovuto fare così, se no non uscivo più di casa, e no, cioè tipo Fantozzi 2 la vendetta, altro che farvi il Get Ready With Me, soprattutto la versione work, uscirebbe uno schifo, ma sarebbe la verità, perché io, almeno quelle youtuber di cui seguivo questi morning routine, get ready, no get ready, vabbè, la morning routine, la mia sarebbe una cosa scandalosa, però forse sarebbe più bello vederne una vera che vedere quelle lì finte, in cui si fanno la frutta e lo yogurt e il tè e guardo Instagram, cioè loro se la prendono proprio tutte comode, si fanno la skin care, cioè io veramente, cioè, sono una cosa allucinante, peggio di Fantozzi. E non sto scherzando, la verità. E poi ho messo questi stivali open toe, che mi piaceva tantissimo, l'idea di abbinarli, appunto, mi piacevano abbinati a questo vestito. Come borsa ho avuto anche la forza nel mio ritardo.